Buona domenica a tutte, spero che stiate bene, buona domenica. Voi sapete di cosa parliamo, no? Oggi parliamo di questo argomento, come sedurre un uomo con la mente, 5 modi per favorire l'innamoramento. E per chi non lo sapesse, questo argomento parte da questo libro qua. Okay? La mia idea è che possiate capire in quale tipologia di persona seduttrice rientrate. E per quale motivo rientrare in questa categoria? O il vostro compagno, che tipo di persona seduttrice è? La seconda cosa è che possiate capire che tipo di vittima è l'uomo che state frequentando o che vorreste sedurre o che potreste essere voi, che tipo di vittima potreste essere voi e qual è il processo di seduzione che vi piacerebbe mettere in atto. Quindi, chiarito questo punto, io direi che siete pronte e noi possiamo iniziare. Metto la sigla. Iniziamo. Dimostriamo il nostro valore. Questo è il primo modo per favorire l'innamoramento. Vi leggo quello che scrive l'autore. La maggior parte delle persone vuole essere sedotta. Se resistono ai nostri tentativi, probabilmente perché non siamo riusciti a placare i loro dubbi sulle nostre motivazioni o sulla profondità dei nostri sentimenti. Un'azione tempestiva per dimostrare fino a che punto siamo disposti a spingerci per conquistarli, porrà fine alla loro esitazione. Non dobbiamo preoccuparci di sembrare sciocchi o di commettere errori, perché qualsiasi tipo di atto che implichi un sacrificio da parte della nostra vittima susciterà così tante emozioni che non si accorgerà di nient'altro. Vi direi che funziona, okay? Nella maggior parte dei casi funziona. Naturalmente non c'è una regola che funziona con tutti, no? Io mi accorgo, ad esempio, che una regola che funziona piuttosto bene con il genere femminile, perché le donne funzionano per emozioni principalmente all'inizio di una relazione. Questo era il primo punto che può favorire l'innamoramento, essere presenti, dimostrare interesse, dimostrare la voglia di stare insieme a questa persona. Secondo suggerimento che viene lasciato in questo libro, L'arte della seduzione di Robert Greene, è questo qua. Effettuiamo una regressione. Vi leggo cosa scrive l'autore. Le persone che hanno sperimentato una certa forma di piacere in passato cercheranno di ripeterla o riviverla. I ricordi più profondi e piacevoli sono solitamente quelli dell'infanzia e spesso sono inconsciamente associati a una figura paterna. Riportiamo la nostra vittima a quel punto, ponendoci nel triangolo edipico e lei, come il bambino indifeso, senza percepire la causa della sua risposta emotiva, si innamorerà di noi. Ora, io non dico di arrivare a questo, però condivido con voi una considerazione, una riflessione. Se io penso a tutte le relazioni o a tutte le donne, no, che ho conosciuto, con cui ho avuto a che fare, io mi accorgo che in molte di queste c'erano delle somiglianze. Potrei riferirmi a somiglianze fisiche, a somiglianze emotive, a somiglianze mentali. È come se provando, no? È un po' come quando vai a un buffet, no? Tu provi diversi sapori e alla fine riesci a sapere qual è il sapore che fa più al caso tuo. E questo è un po' quello che accade. La cosa più bella è quando tutto ciò accade come per magia. Quindi in realtà non è una cosa premeditata, non lo facciamo sapendo all'altro ciò che piace, qual è il suo passato, ma nel nostro modo di fare naturale lo portiamo a rivivere quei momenti che per lui sono stati significativi nel passato.
Ok, altro punto, stimoliamo il tabù trasgressore. Ok, ci sono sempre limiti sociali in merito a ciò che ci è permesso fare. Alcuni, i più elementari, risalgono a secoli fa, altri sono più superficiali e definiscono semplicemente un comportamento educato ed accettabile. È immensamente seducente far sentire la nostra vittima che gli stiamo facendo superare qualsiasi tipo di limite. Le persone desiderano esplorare il proprio lato oscuro. Una volta che il desiderio di trasgredire l'attira a noi, sarà difficile fermarla. Andiamo oltre quanto immaginavamo, e in questo modo i sentimenti di colpa e complicità condivisi creeranno un legame potente. Per esperienza personale, lavorativa, posso dire che tutti abbiamo un lato oscuro, molto spesso nascosto agli altri, però spesso anche nascosto la cosa più preoccupante è quando lo nascondiamo a noi stessi, no? Perché magari quello che vorremmo, quello che pensiamo non è accettato, è socialmente accettato e quindi ci vergogniamo un po' di chi siamo. Questo a volte è il problema che si crea. Utilizzare segnali spirituali. Altro modo per favorire l'innamoramento è utilizzare messaggi esche spirituali. Vi leggo un po' quello che dice l'autore. Tutti abbiamo dubbi e insicurezze sul nostro corpo, sul nostro valore, sulla nostra sessualità. Se la seduzione fa appello esclusivamente al fisico, stimoleremo questi dubbi e le nostre vittime si sentiranno intimidite. Ma se facciamo concentrare su qualcosa di sublime e spirituale, come un'esperienza religiosa, un'opera d'arte elevata o l'occulto, li allontaneremo dal sentirsi intimiditi. Si sentiranno leggeri e disinibiti. Approfondiamo l'effetto di seduzione facendo sentire il culmine sessuale come l'unione spirituale di due anime. Voi, vi è mai capitato, vi faccio questa domanda, vi è mai capitato che vi innamorate, vi interessate di una persona che ha questa grande spiritualità, una guida spirituale, un motivatore, un guru? Mi rendo conto che ci sono persone che approfittano poi di questa aurea di magia che si creano attorno per portare le persone a fare ciò che vogliono. Siamo arrivati all'ultimo, credo sia l'ultimo punto, fondiamo piacere e dolore. Vi leggo cosa scrive. Nella seduzione, l'errore più grande è essere troppo gentili. La nostra cortesia può dapprima essere gradevole, ma presto diventa noiosa. Ci sforziamo troppo per compiacere l'altro e per questo sembriamo insicuri. Invece di inondare le nostre vittime con delicatezza, proviamo a causare loro un po' di dolore. Facciamoli sentire colpevoli e insicuri. Una rottura istigata e poi una riconciliazione, un ritorno alla cordialità iniziale, farà tremare le loro ginocchia. Funziona? Sì. Cosa ne penso? Che a me non piace. Ok? A me non piace. Il punto da cui parto io è sempre solo uno, cioè star bene con noi stessi. Ed è questo il motivo per cui nel canale si parla di crescita personale nelle relazioni. Perché solamente quando tu stai bene con te puoi star bene nella relazione. E non credo di dire una cosa assurda, eh? Cioè, voi provate per un momento a pensare a questa cosa. Ragazzi, io credo che per questa domenica ci siamo raccontati un po' di tutto, no? Io credo che ci siamo detti un po' di tutto. Io vi ringrazio, ragazze che siete state qua su YouTube, su Facebook. Grazie, grazie per essere state qua. Sono così, ma lontano. Grazie, grazie. Vi mando un bacio.